chirurgia toracica, le novità non finiscono mai. Il titolo benaugurante del congresso organizzato a Pescara dal professor Achille Lococo, responsabile della chirurgia toracica della Casa di Cura Pierangeli di Pescara, nonché presidente dell'evento. È in atto, dice il professor Lococo, una vera e propria rivoluzione nel campo del tumore del polmone, grazie alla prevenzione, alla ricerca e alle nuove tecnologie. In particolare, aggiunge, si sta studiando e ricercando nella saliva con risultati interessanti. La ricerca condotta in collaborazione con l'Università d'Annunzio e la professoressa Stefania Angelucci ha l'obiettivo di trovare proteine specifiche che possono addirittura anticipare la diagnosi di tumore del polmone anche di qualche anno. Quali passi avanti sono stati compiuti nell'ambito della chirurgia toracica? Allora, molti, cominciando innanzitutto dal fatto del nuovo approccio che ci sta alla patologia oncologica con questi gruppi di studio multidisciplinari che hanno permesso di confrontare le esperienze tra chirurgo, radiologo, l'oncologo, radioterapista, pneumologo e quant'altro. E grazie anche a tutti questi studi di screening che permettono, noi da 10 anni lo facciamo, permettono di fare delle diagnosi precoci del tumore del polmone. Passando poi dopo anche a tutti i progressi tecnologici, quindi anche delle tecniche chirurgiche che sono diventate sempre più meno invasive, fino ad arrivare alla chirurgia robotica. Si vuole fare anche il punto su problematiche che comunque sono sempre di interesse, come il trapianto del polmone, e fino ad arrivare poi a quella che è chiamata la medicina di precisione, che riguarda le terapie oncologiche moderne, dalla immunoterapia alle terapie biologiche. Ecco, quindi c'è un po' un ventaglio di tutte le novità. Infatti il titolo del congresso è una sintesi perfetta. Il professor Lococo aggiunge di aver lanciato una nuova campagna gratuita di screening per la diagnosi precoce del tumore del polmone nei fumatori per il prossimo quinquennio 2023-2027, promossa dalla LASMOT Ollus, Lega Abruzzese a sostegno dei malati oncologici toracici, e dalla Casa di Cura Pierangeli. Lo screening permette di individuare un tumore del polmone ogni 50 TAC e ne conseguono probabilità di guarigione altissime. A che punto siamo inoltre con il trapianto del polmone? Ne parla il responsabile centro trapianto di polmone Policlinico Universitario di Padova, il professor Federico Rea. Ma direi che nonostante la pandemia che ci ha creato dei problemi, quest'anno siamo molto soddisfatti, nel senso che nel nostro paese purtroppo, anche se non riusciamo ad ottenere ancora un numero di trapianti sufficienti per dare una risposta a tutti i cittadini che chiedono questa procedura, nell'ordine di idee dovremmo avere circa 300 trapianti all'anno, mediamente riusciamo a fare sui 150 trapianti. Con la pandemia c'è stato un lieve calo, ma quest'anno c'è stato un notevole incremento, e questo credo che sia frutto soprattutto del campagne che sono state fatte. Il congresso nazionale dedicato alla memoria del dottor Alessandro Guidotti, responsabile del servizio di radiologia e diagnostica per immagini della clinica Pierangeli, recentemente prematuramente scomparso.